Sì, per me è una grandissima emozione, è un compito che mi hanno dato i miei compagni e spero di aiutarli ad avere una scuola migliore. Nella tua relazione in primo piano avete chiesto carta igienica e sapone per la scuola. Sì, perché in alcuni bagni c'è una piccolissima quantità e spesso finiscono, quindi noi non sappiamo come pulirci. Naturalmente voi ci credete a questa avventura? Sì, sì, noi ci crediamo e come, e siamo pronti. Noi siamo onorati di accoglierlo, di conoscerlo nella sua veste ufficiale. Quando i ragazzi si confrontano con le regole della democrazia, è un momento fondamentale di crescita e di sana educazione civica. È importante che si avvicinino sin da bambini alle istituzioni, al governo della città e alla politica, perché il nostro territorio, la nostra comunità sarà affidata presto nelle loro mani ed è compito nostro accoglierli e non far apparire questo nostro mondo come un mondo esclusivo degli adulti, ma dimostrare che è anche il loro mondo e anche i bambini hanno il diritto e il dovere di impegnarsi, di conoscerlo, di criticare e soprattutto di fare proposte per far crescere la nostra comunità. La scuola di Racalmuto è all'avanguardia in questi programmi. E noi oggi siamo ai massimi livelli, c'è il sindaco, c'è il dirigente scolastico e c'è anche il baby sindaco. Sì, molta emozione anche perché vivere la democrazia con l'elezione del baby sindaco penso che sia un momento importante non soltanto per la classe che ha portato avanti questa iniziativa ma per l'intero istituto. Noi già 2 anni fa avevamo individuato come nostra priorità nel piano di miglioramento l'acquisizione dei comportamenti civili, democratici, partecipati, quindi proprio l'elezione del baby sindaco è un mettere in campo tutte quelle che sono state le attività portate avanti in questi ultimi 2 anni. È un momento importante, io mi auguro che non finisca qua, come sicuramente non avverrà, che il baby sindaco si faccia anche portavoce presso l'amministrazione comunale di quelli che sono i bisogni dei ragazzi per una crescita armoniosa, per una crescita che possa coinvolgere non soltanto l'aspetto scolastico ma soprattutto è importante anche il loro aspetto sociale, perché nel momento in cui stiamo vivendo di forte individualismo, di chiusura dei ragazzi, favorire i momenti di incontro sul sociale, di partecipazione, penso che siano molto importanti.